parlare di cabaret, per parlare di questo teatro che ha cambiato il vecchio varietà, abbiamo forse il padrino, anche se la parola forse per lui è esagerata, di questo genere a Milano, il padrino che ha iniziato nel vecchio Derby Club, il locale mitico ormai di questo genere. Enzo Iannacci. Dottor Iannacci, la prego di accomodarsi. Buongiorno. Dottore, lo lasciamo in corsia. Dove domande? Qui, lì? Dove lei ritiene più opportuno? Qui. È maldestro lei? Sono maldestro, sono inefficiente, sono malvivente. Malvivente vuol dire che uno vive male. Però vive anche bene. Ma questa voglia di mortificare, strapazzare, cambiare. Ti nasce proprio da questa malvivenza? No, guarda, il problema grosso di queste cose qua è come trovarsi davanti a 15.000 persone a fare queste cose, mega concerti o queste cose. Non è tanto l'emozione di trovarsi davanti alla gente che poi non la vedi neanche perché ci sono i riflettori che ti sparano in faccia. È il problema delle maniche. Perché le maniche, che sono qui, faccio fatica a tirarle fuori, no? Le maniche, adesso lo dico a tutti voi. Le maniche, io ho visto Lucio Dalla, tira le maniche, ma ha un gesto, deve avere un segreto, lui le maniche si è tenuto fin qua, che sembrano una canottiera, ma sono maniche, è una giacca, sono maniche, delle maniche, che lui se le tira su, in un modo, io ho tentato di strapparmi via tutto, e non ci vedo, però il problema di questo qui, determinante, sono le maniche, e quindi, è da questo che è nato il famoso detto, la new wave siamo noi. Ho capito. Che è tutta gente che ha una certa età, tutto insomma, perché ha visto nascere il cabaret, ha avuto maestri come Fo, ha avuto maestri come Barola, ha visto i film di Fellini, i ragazzi nuovi. Tu pensi, parlavo l'altro giorno con Dario Fo, ha detto guarda che, sai, hanno detto, molti ragazzi giovanissimi, 13enni, 12enni, 15enni, hanno visto, hanno sentito questo prete di Prando, hanno detto... Ah, ho sentito molti Pink Floyd, E questo non esistevano ancora. Hai inventato i Pink Floyd prima? Praticamente Fo ha inventato i Pink Floyd. Ok, questo è intanto il primo messaggio che lanciamo. Fo ha inventato i Pink Floyd. Sì, i Pink Floyd, bisogna che vada un attimo da Fo perché deve mettergli a posto delle cose. Ho capito perfettamente. Ma senti, siccome noi vogliamo percorrere tutto questo, sì, questo lungo fiume della risata surreale che ha cambiato, purtroppo ora è precipitato al rango del più vieto a uno spettacolo era una cosa seria, abbiamo preparato un primo pezzo che ti riguarda. Hai esagerato? No, esagerato. Hai voluto esagerare come al solito? Ho voluto un attimo esagerare come al solito. Che Mina esagera, lui è una persona estremamente simpatica, duttile, preparata, però lui esagera. Però va bene come perché io ho una detta in casa, una scritta in casa mia che dice l'importante è esagerare. E allora, vediamo cosa hai fatto. Questo è un pezzo con un cantautore serio, però all'epoca, diciamo... Serio come? Serio, sorride un po' meno ride, di te. Ride? Ride dentro? Insomma, ride fuori? Allora tu ti esibivi come rock boys? Ti dico, è uno col naso. Nasone. Giorgio Gaber. Nasone. Bom, bom, bom. Signora, non ci siamo capiti. Signora, sta a sentire quel che ti dico. No, al tuo faccio dico no. No, al tuo amore dico no. Al tuo lampido sorriso dico no, no, no. Non voglio più palazzi, non voglio le ricchezze, non voglio le carezze. Se riconosci l'angelo, guardati allo specchio, vedi che sei vecchia. Dimmi che vuoi da me. Ma visto che tu insisti nel farmi le proposte, ti dirò qualcosa c'è che desidero da te. Una di rigore.
limone, una fetta di limone, una fetta di limone. Nette. Nette. Voglio quei palazzi, non voglio le ricchezze, non voglio le carenze. Ti ricava sei qua, piano vedi che sei vecchio, vedi che sei vecchia. Dimmi che vuoi dare. Ho visto che tu esisti, tra le mie proposte. Ti dirò cosa c'è che desidero da te. Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone. Nette! Una fetta di limone, una fetta di limone. Nette! Intanto ho capito che da quel calcio in avanti che la New Wave sei tu, l'ho capito da lì, ecco. Questa qui era una cosa che veniva da Colin Hicks. Colin Hicks, che era il fratello minore di un grande rock sì, star inglese venuto in Italia perché là non lo volevano. Non era lui faceva neanche... solo queste pedate chiamate dai miei cari amici che erano Take My Gary. Come? My Gary. Gary. Ebbene, questa cosa qui, io devo dire che malgrado tutte queste deficientaggi, non si possono dire parolacce che sarebbe anche inutile e disopportuno in televisione, che si vedono, che si ascoltano, eccetera, eccetera, il rock and roll è nato veramente da parte di Giorgio, me e altre poche persone. Celentano dice che lui aveva un complesso, si chiamava Adriano Celentano e i Rock Boys eravate tu e Gaber. Ma se non sono io e Gaber e Tenco e Cervellieri e l'ostia che... Celentano cosa cantava? È vero anche me. Perché io... No, veramente, Celentano devo dire che, a parte il fatto che non... Così, non ultimamente ho sentito che non ha grande stima, eccetera, ma ha ragione perché lui è nel giro dei miliardi del cinema, eccetera. Io invece sono nelle canzonette. Io faccio bene il cazzonettaro e il medico, mi basta. Però devo dire che un conto è avere dentro questa vena che poi si tramuta perché c'è bisogno di saggezza, di pensare, di fare delle cose, di maturare. E Giorgio a un certo punto ha detto, beh, insomma il rock and roll non mi basta più e io faccio, come ha detto, il rock and roll, le canzoni non mi bastano più, voglio dedicarmi a un'attività... o a varie altre attività, si può da cui la famosa lei fa sorridendo. Sì, d'accordo, però sai, la cosa è molto soggettiva, ci sono dei privilegiati e chi meno. E io tutto sommato uso il paziente come transfer, e quindi soffro dei suoi problemi, vengono fuori delle cose, non potrei usare, ma è vera questa cosa, non potrei usare, cioè se io non vedo il paziente, se non vedo una persona sofferente, oppure non ne conosco i problemi, non mi vengono fuori canzoni come Natalia, non mi vengono fuori delle cose emozionanti. Tu sai che un mondo di 3-4 minuti fatto di era canzonetta, per andare in platea bisogna che sia emozionante, tu devi essere emozionato. Molti dicono che è una cosa stupida, una cosa povera. Io a tutti dico, adesso lo dico in diretta, guarda la camera che mi riprende, io non sono pratico, che sei tu, ecco, guarda te. Dico, sarebbe come dire che i poveri sono stupidi. No, i poveri non sono stupidi, sono stupidi gli altri, quelli che dicono, ma lei come concilia? L'ultima volta che uno mi ha chiesto, ma lei quando è che si deciderà seriamente a fare il medico? Ho detto, quando è che lei seriamente si deciderà a non fare il pirla? Perché, tutto sommato, nella vita... Chi l'ha detto che uno non può dedicarsi... Per esempio, io ho un carissimo amico che è Sergio Farina, che fa parte della nostra orchestra. Che adesso suona, andiamo a trovarlo. Andiamo a trovarlo. Che suona benissimo due strumenti. Andiamo a trovare questi... Di qua, passa di qua. Passo di qua? Passiamo di qua. Giro di qua. C'è un problema... È una cosa molto particolare, attenzione. Dunque, l'ultima volta che mi sono presentato c'era un personaggio che è simpatico, che è leggermente antagonista, E gli ho detto che c'era il gruppo, e lui non ci ha creduto. E invece c'era. Ecco, io come mio, mi vedo con almeno 10-12 persone. Perché? Perché io nasco dal rhythm and blues, dal rock and roll, dal jazz, eccetera.
la persona di cui parlavo è Sergio Farina. Sergio Farina è un arrangiatore. Qui tutti sono arrangiatori, sono persone. Arrangiatore vuol dire compositori, direttori d'orchestra, come vivono dire, la musica in playmakers, music, ecco. E vivono la musica, collaborano, collaborano, ma senza voler ricevere, danno, capisci? Che è la cosa più importante, tutto sommato. Ecco, lui fa l'arrangiatore, il trombettista, è un grandissimo chitarrista, però non è che lo faccia pesare. Come se lui dicesse, ma tu come concili il fatto di essere chitarrista e tu suoni la tromba? E lui mi tira due cazzotti, siccome è anche piuttosto di me, sono anche leggermente preoccupato certe volte. Infatti questa domanda non gliela pongo mai. Ho capito da quale inquietudine, da quale rabbia, anche se nascosta, nasce il fatto di stravolgere e quindi di fare il cabaret, di diventare un padrino e di diventare un caposcuola. Senti, ma siccome sei anche un cantante e la televisione non è solamente le parole che noi stiamo dicendo, anche se intelligenti. No, ma intelligenti io mai. Che ci canti? Ho un quoziente bassissimo. I presentatori, quelli bravi, ci direbbero che proponi adesso al pubblico. Che proponi? Cosa ci farà questo Iannacci adesso? Che ci farà questo? Un bel applauso per Iannacci. Questo è anche del buon presentatore. Un bel applauso sempre. E cosa ci proponi? Hai visto la sciarpa? Questo qui è importante, vengo da Berlino Est. Sono riuscito a scappare da Berlino Est e da non da Nitra Pallanza. La sciarpa è importante. Prego. Cosa vogliamo fare? Allora andiamo, una cosa. Allora cosa andate, dici? Va. Andate. Andiamo. Andate. Attento Mila che ritorno, Sì, sì. Sto qui 6-7 ore oggi, Un po' più alti. Che c'è ancora col culo per terra, insieme soltanto noi tre. Paese che puzza di festa, domanda la festa dov'è. Ci han preso e buttato giù in piazza, l'orchestra suonava da jazz. E allora andiamo, dove ci vuoi portare? E allora andiamo, ma dove che si va? E allora andiamo, e se bisogna andare, e allora andiamo, andiamo almeno noi tre. E allora andiamo, dove ci vuoi portare? E allora andiamo, ma dove che si va? E allora andiamo, e se bisogna andare, e allora andiamo, andiamo tutti e noi tre. E gelato e torrone per terra, e soldati che ballano il rock. E sembrava finita la guerra, la festa c'ha già il suo perché. E Giovanna chiamava il dottore, il dottore risponde non c'è. E Giovanna lo farà l'amore, per questo siamo qui tutti e tre. E allora andiamo. Ancora col culo per terra, siamo sempre rimasti qui in tre. Paese che puzza di festa, ma la minestra non c'è, non c'è. Ci hanno presi, buttati giù in piazza, non c'è l'orchestra che suona più jazz. Allora andiamo, ma dove ci vuoi portare? Allora andiamo, ma dov'è che si va? Allora andiamo. Toccherà mica cantare, allora andiamo, siamo solo noi tre. E allora andiamo, ma dove ci vuoi portare? Allora andiamo, ma non c'è da mangiare. Allora andiamo, toccherà di cantare, allora andiamo, se bisogna andare si va. E allora andiamo, ma dove ci vuoi portare? Allora andiamo.
di mangiare. Hai detto te, se bisogna, si va. Ciao. Se bisogna andare, si va. No, no, rimani qua con me. Rimani qua con me. Il cabaret, abbiamo detto, purtroppo è deceduto. Non ridere, non farmi ridere, questo è un mestiere serio fare questo che io sto facendo. È un mestiere serio, ma non va preso con tragicità. Quando mi dicono... Abbiamo preso due lapsus, tutte e due. Lei che lavoro fa? Faccio lo sport, sì, ma come lavoro? Va bene. Il cabaret ha però un figlio nuovo, che è l'opera rock, almeno in Italia. Sì. Per anni è stato kitsch fare un'opera rock in Italia. Ci hanno provato in molti, qualcuno ha fatto meglio, altri meno bene. Ora pare che finalmente un'opera rock è nata in Italia, a Milano. Questo è il Teatro dell'Elfo, vedi questi giovani, sì. E per la prima volta offrono uno spettacolo tratto liberamente da Sogno di una notte di mezz'estate, dove si ride, dove si balla, dove si canta a livello di quello che si fa all'estero in questo genere. Ecco, io vorrei sentire al Teatro dell'Elfo il regista Salvadores, che credo sia in linea. Sì, sono eccolo qua. Ciao Gianni. Ho detto. Spero di non aver esagerato, però devo dire, vivo molto in America e la prima volta che mi sono divertito a vedere un'opera rock in Italia è quando sono venuto a vedere il Teatro dell'Elfo. Sono contento di questo. Ecco. Non è il. La cosa importante che hai detto, appunto, che tu ti sia divertito. Il paragone con l'America è relativo. In America sappiamo che c'è una tradizione di musical, di spettacoli musicali, che va da anni. Noi abbiamo tentato di fare uno spettacolo musicale in Italia, questo è importante. Ecco, perché siete riusciti dove hanno sbagliato gli altri? Perlomeno, ora non voglio esagerare, ma siete riusciti in parte. Cioè ballate bene, cantate bene, tutto non è... fate anche ridere. Solitamente sì. si pensa nell'opera rock non bisogna ridere. No, no, la prima cosa importante è stato che noi abbiamo lavorato con attori. Di solito il musical si fa con un corpo di ballo, dei cantanti e degli attori. Noi facciamo queste tre cose con 11 attori, quindi 11 persone che sanno fare le tre cose. E poi perché abbiamo scelto anche della gente giovane. Non c'è in Italia una tradizione musicale nelle scuole di recitazione, invece è proprio anche una questione generazionale. Gli attori che lavorano in questo spettacolo sono tutti intorno ai 30 anni e la musica rock, la danza, ma soprattutto la musica fa parte della loro cultura, e quindi il passaggio è stato molto più normale. Per quanto riguarda il comico, è una cosa nostra vecchia. Io penso che a teatro ci si debba divertire, intelligentemente, ma divertire. Le ho praticamente fracassato il naso e abbiamo dovuto interrompere. E da quel momento non sono più successi incidenti, praticamente. Sì, salvo che il giorno dopo mi hanno spaccato un piede con un calcio durante la scena, e oggi abbiamo anche un altro attore che ha avuto un piccolo infortunio. Però in tutto questo va abbastanza bene, insomma. C'è Iannacci che vuole dire una cosa, vuole dire? Dottor Iannacci, appunto. Forse. Dottor Iannacci vuole intervenire col pronto soccorso. Sì, appunto. Infatti. Magari un consiglio sul... Aspettiamo. No, io sono entusiasta, ma dico, alza la voce, che, alta. Non vorrei che confondeste il rock and roll con il karate. Sì. Avremo anche qualcosa di karate in questa puntata. Come mai avete, un'ultima avete cosa. Questi problemi di fratture? Un'ultima cosa, mi pare che Barbareschi, forse qualche altro, ha avuto esperienza di teatro americano, forse è per questo che in voi non c'è, diciamo, il cattivo gusto, il provincialismo di altri spettacoli rock in Italia. No, ma non è solo quello. Io ho avuto un'esperienza di lavoro là, ma secondo me quello che ha fatto dell'Elfo uno spettacolo abbastanza, credo, Gabriele, buono, è il fatto che sia confluita molta gente con delle esperienze diverse. Io ho portato quel poco che ho imparato là, poi delle altre persone hanno portato il loro teatro. Penso che questo sia stato quello che ha dato, soprattutto la grossa carica di entusiasmo che tutti avevamo nelle prove, nel credere in una cosa a cui nessuno credeva. Fatto una scommessa mettendo insieme tantissime componenti, anche i musicisti che hanno lavorato alle basi, e tutto il lavoro che è stato fatto di preparazione è stato veramente incredibile. Un'equipe straordinaria si è messa insieme pensando che siamo appunto in Italia. Bene ragazzi, vi risentiremo più avanti, per ora grazie. Grazie Gianni. Ciao. Ciao. Caro Enzo, volevo sapere come ti sei improvvisato teatrante, saltimbanco, come direbbe Renato. Come, quando, perché? Come direbbe chi? Renato Pozzetti. No, devo dire io come si è improvvisato lui saltimbanco, caro Romano.
Io mi sono improvvisato, anzi mi ha improvvisato teatrante Dario Fo. Saltimbanco è un modo di, così, di dire in un certo modo, con una certa proprietà di linguaggio che viene da Carlo Di Tespi, così, il modo di fare tante cose, da come nell'arte, eccetera. La tua famiglia veniva da una famiglia meridionale? Meridionale, aviatore, mio padre ha fatto tutte le guerre, colgo il saluto per salutarlo, ciao maresciallo. Anche mia madre, l'americana. Salutate mio padre, date un applauso a mio padre. Un bel applauso. Ma scusate, uno che ha fatto tutte le guerre del 1901, che ogni giorno gli ha regalato, vogliamo fargli un applauso, no, ha fatto tutta la resistenza, compresa quella passiva, ha fatto anche la resistenza, tutta la resistenza. Resistenza anche quella passiva. Passiva di fronte al video quando vede me che canto davanti alla televisione, rimane lì così e si blocca. Per cui, almeno un minimo. Dicevo, Saltimbanco è un modo di così di enunciare un personaggio e questo è un modo che... Il maresciallo è stato d'accordo in questo? Il maresciallo è stato d'accordo fino a un certo punto. E vabbè, insomma, adesso ci sono degli scherzi, ma... Va bene, i primi tuoi figli, da quando da Saltimbanco semplice sei diventato Saltimbanco coi gradi, cioè colui che inventava anche le carriere degli altri, sono stati Renato Pozzetto e Cochi Ponzoni. Bene, sì. Cochi non poteva essere qui... Però noi abbiamo registrato a Roma, no. Sì, un'intervista in due parti con lui. Può partire questa intervista. Abbiamo trovato Cochi, ormai attore del teatro cosiddetto serio. Ma Cochi è un grande attore, serio. Vediamo un attimo e forse ritroverai il tuo passato. Noi siamo stati spinti a fare il cabaret dai pittori di Milano. I primi nostri sostenitori sono stati, che so, Piero Manzoni, il famoso pittore, tanto per il grosso pubblico, che non sa forse chi è Piero Manzoni, e quello che è diventato famoso perché ha fatto la merda in scatola. E lui diceva che in un futuro, si parla del 58 più o meno, dice in un futuro questa merda avrà un grande successo. E così è stato perché... Questa merda in scatola è esposta al Museo d'Arte Moderna e il valore si aggira sui 2 milioni, credo, oggi come oggi. Quindi, e questo è stato il primo sostenitore. Poi c'era Lucio Fontana, per esempio, un altro nostro ammiratore che diceva mi ve mandi a Sanremo, voi dovete andare a Sanremo a fare queste cose qui perché sono cose belle. E poi i giornalisti, così, il primo, diciamo, nostro sostenitore è stato Tini Mantegazza che... Poi, dopo averci fatto così un provino, diciamo, in una sua galleria d'arte notturna, perché faceva la mostra di notte, i quadri, sculture, eccetera, dopo aver aperto il cabaret ci ha fatto andare lì a lavorare, abbiamo fatto una specie di cooperativa, perché abbiamo iniziato dividendo gli incassi, che erano pochissimi, perché c'erano 40 posti, cose allucinanti, fame nera. Comunque ci siamo divertiti moltissimo perché lì abbiamo cominciato io e Renato a fare i primi passi. Quando è arrivato Iannacci nella vostra vita? Iannacci è arrivato quando stavamo appunto a questo Cab 64 creato da Mantegazza. Dove in che anno era? Era il 64 per l'appunto, Cab 64. E lì ci ha visto, facevamo un pezzo che si chiamava El Portafeuille, dove Renato cantava la storia di un tizio che aveva perso il portafeuille, il portafoglio in tram, anzi l'avevano probabilmente sgraffignato, e io commentavo, diciamo, queste sue tristezze, con dicendogli, cretino, te pude state, no, stupid. Così, con questo contrappunto, è nato il nostro duo, diciamo. E da lì poi sono nate tante altre cose, poi con l'incontro con Enzo poi è nato, non so, A me mi piace il mare, per esempio, sapete la canzone famosa. Te la ricordi ancora? A me mi piace il mare, diceva Renato, in occasione dell'estate, nonostante la stagione, me la ricordo tutta perché l'abbiamo fatta per ben quasi 15 anni, quasi tutte le sere. Bene. A me mi piace il mare, è tua? Ma è nata in collaborazione, io facevo le musiche, ma anche con Cochi, che Cochi è anche musicista. Renato metteva il suo becco, perché Renato è genialoide, e venivano fuori queste cose per divertimento, insomma. Ma forse è il caso di vederlo, noi l'abbiamo preparato questo. Prepari tutto tu? Prepariamo tutto. All'oscuro di tutto? All'oscuro di tutto, però ti ho preparato tutto. Fa vedere. Fare vedere. È una pietra miliare della storia. Fare vedere.
artista, io devo viaggiare, andare per il mondo. Non posso star qui sempre come un cretino a aspettare i tuoi comodi, per piacere. Io per il lavoro che faccio viaggio molto. Eh? Una volta sono stato anche a Genova. Io a Genova ci vado quando mi pare, però non vado in giro a raccontare a tutti questo. Eh? Io quando vado a Genova vado da solo e gli altri non ho piacere che vengano a Genova con me. L'unica volta che tu sei stato a Genova c'ero anch'io. Quella volta lì c'ero andato in moto e non c'era neanche il sedile di dietro. Quella volta c'ero. A Genova ho incontrato un signore che con un giro di parole mi ha fatto capire che a Genova c'è il mare. Il mare l'abbiamo avuto anche noi a Milano. Tutto cosparso. Del suo bel ondeggio che esso c'è dentro esso andava. Da Porta Lodovica fino in via Farini. Via Torino, tutto uno scoglio. Che c'è ancora il pesce adesso in via Spadari. Poi sono arrivati i tedeschi e hanno spaccato su tutto. C'è ancora l'idroscalo, c'è ancora la gente abbronzata adesso. A me mi piace il mare, a me mi piace il mare, a me mi piace molto effettivamente. In occasione dell'estate e nonostante la stagione ho comprato dei regali, io un canotto e l'ombrellone. Sono sempre in giro in spiaggia, qui le spese vanno su. Ho bisogno di vederti, sì, ma presto, presto che non vivo più. Non si sa mai, non si sa mai, quello che al mondo ci può capitar. Non si sa mai, non si sa mai, quello che è stato non può più tornar. Non si sa mai, non si sa mai, tra quanto sbaglia il giorno tu puoi far. Ma se si tratta dopo di pagare, io mi sento male, sai, non si sa mai. A me mi piace il mare. Piantala! A me mi piace il mare. Esso mi piace molto. A me mi piace molto il mare d'estate. Ma la montagna d'inverno, col suo bel picca pendio, oh. E le vecchie immacolate che si stagliano nel cielo azzurro, il riflesso del tramonto del ghiacciaio, gli è passato tutto pieno di stili. I laghi non vado mai. Quanti giorni posso stare senza averti qui con me? Fammi fare un po' di conti, io non mangio senza te. Risultato dei miei conti, ti rivedo volentieri. Ho capito che era ieri, pensa proprio ieri che aspettavo te. Non si sa mai, non si sa mai, quello che al mondo ci può capitar. Non si sa mai, non si sa mai, quello che è stato non può più tornare. Non si sa mai, non si sa mai, tra quanto sbaglia il giorno tu puoi far. Ma se si tratta dopo di pagare, io mi sento male, sai, non si sa mai. A me mi piace il mare. Ma smettila, per una volta che sei stato in colonia. Non so se qualcuno di voi sia mai stato al mare. Il mare è fatto. Aspetta un momento, eh? Avanti. Tutto davanti, no, di dietro. Davanti o di dietro? Di dietro le case, venendo avanti si incontra tutta una struttura che viene giù a repentino. Zac. Di fronte c'è il vicolo di Armaditaggia, dove sono stato in pensione con mio papà, tutto pagato. Davanti ancora una roba buttata giù per terra. Tipo farina, però essa è sabbia. Ma non messa giù a mucchi, tutta spianata bene, sinistra, destra, tipo spiaggia. Di fronte, tutta una roba piena d'acqua, ma non fissa come il palazzo del ghiaccio. Essa è tutta semovibile. Come sarebbe semovibile? Sarebbe alto basso. Qui si fanno i tuffi se l'acqua è alta, se l'acqua è bassa si entra e si... Sono stato a Genova da solo quella volta lì. Essi vanno anche in barca. Se no si può stare all'asciutto e bagnarsi con l'onda che arriva. Cic. Silenzio! Se no non si diventa neri. Sì, vabbè, ci si diverte, tutto costa da impazzire. Pensa ieri tre gelati, cada uno 1000 lire. Ho venduto l'ombrellone e il canotto le sciupà. Porta dietro qualche lira, 200-300 mila forse basterà. Non si sa mai, non si sa mai, quello che al mondo ci può capitare. Non si sa mai, non si sa mai, quello che è stato non può più tornare. Non si sa mai, non si sa mai, per quanto sbaglia il giorno tu puoi far. Ma se si tratta dopo di pagare, io mi sento male, sai, non si sa mai. Non si sa mai, non si sa mai, quello che al mondo ci può capitare. Scusi, non sono stato mai...
Nostalgia, affetto, ricordo. Come vedi queste immagini? Malinconia. Perché malinconia? Perché i passi, perché quando passano 15 anni, 12, 13 anni e vedi certe cose che sono nate con entusiasmo e poi sono cadute nell'addormentamento dei popoli cinematografici. Vabbè, è il successo. Non è il successo, è la mancanza di ignoranza, come dice un mio caro amico che lavora alla Domenica Sportiva. Che è Beppe Viola. Per cui si potrebbe ricominciare. Devo dire che attraverso queste cose qui noi abbiamo tradito almeno tre generazioni di giovani che erano disposti a seguire queste cose, a andare avanti, a fare, a forcare. E devo dire che Renato, che è un genio della portanza comica, perché è un dono di natura essere comici. Io sono simpatico, per modo di dire, dentro invece sono antipatico come una bestia. Dicevi Renato? Renato è una persona che dà ancora adesso il 10-12% di quello che potrebbe dare, che dava con Cocchi, che dava con uno staff, con un'equipe di persone che lo avrebbero potuto mettere Più palo. Più avanti rivedrai Cocchi e Renato che ti parleranno da interviste filmate. Ah, perché parlano anche. Come parlano? Hai filmato tutto, parlano, dicono. Ma Minà è imprevedibile. Ma quello di non riuscire a recuperare il proprio passato è un fatto della vita. Passiamo ai repellenti, come li chiama Iannacci. Dottor Vincenzo. Come sono venuti? Non mi dovevi chiamare però. Ma perché secondo te uno così, come lo chiameresti tu? Il signor Porcaro. No, uno giusto regolare corrente. No, questo è repellente. Meno, lui è pena. Bello. Ma di siccome, Francesco? Giorgio Porcaro. Lui è un altro ragazzo che era abbastanza bello allora. Adesso è migliorato. Lui ha passato i 50, lui. Passati, ma molto però. Stai calmo, non so già. No, è vero. Adesso. Come hai fatto di fare una figura con la scena piccola. Ma guarda che siamo andati bene. Poi gli altri due. Poi c'è un problema. Gli altri due, qui c'è stato un rivoluzionamento che è un po' stata colpa mia. Al tempo di quando mi commissionarono un pezzo che mi fu legato al collo, fui fucilato nei cortili di Via Teulada. La tappezzeria. C'era Lapide, infatti. C'era Lapide. Si chiamava questa commedia, era La tappezzeria, che girò l'Italia, di cui facevamo un film anche per la televisione. E c'era anche un altro personaggio che poi verrà, spero almeno, viene da oltreoceano. Personaggio anomalo invece che è al di fuori, che fa tutto da solo, devo dire, io farei un applauso, è Teo Teocoli. Teo Teocoli, non l'ho avuto. Complimenti. Mentre i repellenti hanno avuto una storia di aiuto, devo dire, malgrado protagonisti, e ora vengono fuori tutti per conto loro. Giorgio Porcaro fa i film, Mauro fa i film, Il Teo non fa niente. Rovinato. Teo è venuto in una specie di interludio. Quando io ero in America a studiare per imparare a fare il medico, essendomi considerato asino, perché anche io non imparavo niente, e lui è dovuto Pozzetto. Era nell'interludio in cui Renato Pozzetto, i Cocchi, i Toffoli, si stavano un po' barcamenando, non c'erano più. Gli altri non erano più venuti e lui era da solo e ha fatto tutto da solo. A proposito, mi hanno passato un biglietto che ha telefonato Celentano. Immagino che sia arrabbiato con te perché hai detto qualcosa che non andava bene. A me non lo dica, basta. Non è vero, ti ho scherzato. Basta parlare, io mi presento, tolgo la giacca. Lui assomiglia un po' a Qual è la cifra di quello che loro fanno? Cioè, cos'è cambiato rispetto al surrealismo vostro? Qual è il loro tipo di comicità adesso? È una comicità che è legata alla generazione dei 23 ai 27 anni. Io li ho conosciuti 4-5 anni fa, grazie a Boldi,
e io avevo scritto con Beppe Viola questa cosa qua che si chiamava La tappezzeria, e per cui è stata provata, registrata, filmata, abbiamo fatto cose alla radio, eccetera, eccetera. Un po' ne ha fatta, un pezzettino ne ha fatto anche Teocoli, poi ha lavorato da solo, eccetera. E da allora sono nate... Chissà che dopo, nell'ultimo Blitz, non riusciamo a farne vedere un pezzettino. Adesso, magari è l'ora che Porcaro si esibisca. No, subito. Io non voglio esibirmi. Tu non mi dovevi portare qua. Questo mi ha fatto venire i biti nella canuccia. Santo, madonna, guarda che c'ho la circonvallazione del sangue che non capisci più niente, scusa. La mano a cucchiaietta, una così non ce la faresti, scusa. Tanto per dire, sai cos'è la mano? Ci sono vari tipi di mano, Gianni. C'è la mano a morsa di Doberman. Come? Cioè tu dici alla sbarbadella, fai conto che ti prudimenisci che io te lo gratto, no? Come la sbarbadella, dici sì, pum, arriva la mano a morsa di Doberman, come i Doberman Gawanda la fesa. Dopo ci fai la mano a previsione del tempo. Cioè mentre la mano fa così ci dice, hai visto che bella giornata che c'è oggi, hai visto i venti di sciroppo. Dopodiché il tempo di un sordomuto mongo. Come dico, il mondo, tempo di un sordomuto mongo, dico, da fino a tre, come Ironside che deve fare una corsa, e ci fai la mano a cucchiaietta, ricapitolando, c'è mano a morsa di Doberman, mano a previsione del tempo, mano a cucchiaietta, e poi c'è Manhattan, che non c'entra niente, ma metti dentro gli stessi che fanno rigare. Devo dire una cosa, è successa una cosa abbastanza così comica, che, ma succede, è il destino. E la parlata è nata, la parlata pugliese integrata, milanesizzata, è nata diversi anni fa per ridere con Renato Covid. Lui lo faceva molto bene. A questo punto io ho scoperto che nella tappezzeria veniva bene fatta a due, con lui e un certo Diego, che la faceva. Che vedremo dopo. Non lo so, deve venire da Parigi, non so se arriverà. A un certo punto uno va e l'altro non è che si fermi, e l'altro sta lì. Ma devo dire che sono tutti protagonisti, loro sono miei figli. E io vorrei far fare uno sketch a questi due giovani che sono di una generazione appena successiva. Però veramente sono gente alla quale sono molto affezionato. Bene, Boldi, luci per Teocoli e Boldi. Luci, andiamo. Sì. Come ci mettiamo? Sì, qua. Allora, io vengo subito. Sì, andiamo, sì, fai. Andiamo a vedere un'altra. No, adesso. Scusate, siamo un po' impreparati, io ho dovuto tagliare anche i capelli. L'orchestra, questa sera purtroppo non possiamo fare nessuno sketch, in quanto abbiamo portato con noi un ospite che viene da lontano, da Napoli, una persona che noi vogliamo rilanciare sul palcoscenico italiano a livello nazionale, perché ha dato tanto alla nostra canzone italiana, partenopea, ha dato tanto lustro nel mondo e veramente ha bisogno di essere riconosciuto come un grande cantante. Noi lo rivogliamo qui nel nostro palcoscenico. Mi viene persino da piangere a pensarci. Lo vogliamo qui. C'è. Allora, signore e signori, ho l'onore di presentarvi Cipollino, il maestro. Maestro Omar Cipollino, che ci canterà una... se la senti di cantare? No. Lei vuole recitare una poesia, maestro? Una poesia qualsiasi? Come sta Milano? Come è stato il viaggio? Come si sente qui a Milano, nella bella nostra città piena di nebbia e di cose varie? Come si trova? Sono emozionato. Il pubblico mi fa emozione, quando vedo il pubblico sono emozionato, fa emozione però. Ma qui siamo in compagnia, vedo tutti amici. Poi Milano, quando sono a Milano mi piace, Milano è bello, Milano e poi mi sento bene a Milano, aria buona. Sono contento perché Milano, tutti dicono a Milano si sta male, fa freddo, invece lei sta bene. Scusate, si vede che ma si vede niente, non è mai successo in televisione una cosa del genere. Si vede che ho mangiato pesante, no, era leggero, ma si vede cosa che... Cosa ha mangiato? Una roba leggerissima. Che cosa? L'impepata di cozze. Oh, maestro. Guarito, mi è passato. No, è stato un male passeggero, mi è passato. Oh. Lei è pazzo. Sì, qui ridono, ma... No, ma mi è passato, sto bene. Sta meglio. Benissimo. Allora, cosa ci recita questa sera? Tra le migliaia e miliardi di centinaia di milioni di poesie che ho scritto in questi ultimi 20 giorni,
Sì. Ne cito una che è tratta da un libro che ho scritto. No, sono guarito, ma passato. Sì, sì, ma... Dicevo, tra le centinaia di migliaia di... Ne scelgo una a casa, che leggo a casa. Sì. A pizza. Bene. Quale pizza? Margherita. Margherita. Quattro stagioni. Bene. Carciofo. C'è l'uovo. Salsiccia. L'uovo. Uovo. Questo. Non mi piace. Perché? Calzone. Non mi piace. Sta meglio? Mi sento bene. Bene. Leggio. No, no, leggio. No, no, leggio. Leggio. Sì, ma però leggio. Come leggio, leggio. A pizza. La pizza. A pizza. Margherita, si può dire? Eh? Margherita. Margherita. Che è? Il maestro, ha ragione, il maestro, ha ragione, maestro. Si è emozionato, ma... Questo, basta un non nulla per emozionare la... Staccate quel telefono, per piacere! Oh! Ciao, pa. Una pizza. Per piacere, scusate, grazie. Ti faccio venire le orecchie come Star Trek. Pronto? Mi piace. Sì. Sono emozionale, mi scusa. Fa piacere. Grazie. Era una sera maggio. Prego. Era una sera maggio. E patapatina, matina. Arriva da patina, corre mia, patapatina, rosa, patipatina, rado, sole, patipatina, rado, patipatina, capitano. Bella. Hai brutta di vinto, sole, patipatina, da vita, patipatina, la pizza kill! Hai brutta di vinto, vita mio cuore! Il lui che vedi venendo, cara! E chi lo voleva, ma chi lo voleva dire la gratuita? E chi lo voleva andare a fare? Lo zappatore! Lo zappatore! Ancora dentro per perché? E chi la voleva la pizza? 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 Grazie a Volpi, grazie a Teocoli, grazie a Iannacci.